Guerrieri, guerriere, buongiorno. Molti di voi mi hanno chiesto, meglio i colpi di pugno o meglio i colpi di palmo per la difesa personale? La questione chiaramente è molto interessante, vediamo perché. Anzitutto bisogna dire che ambedue i sistemi hanno vantaggi e svantaggi. Sicuramente colpire di palmo, tra i vari vantaggi, ne ha due in particolare che sono molto interessanti. Il primo è il fatto che quando andiamo a colpire di palmo è molto più difficile farsi male. Questo perché quando io devo tirare il pugno devo riuscire ad allineare correttamente il pugno all'avambraccio, che poi andrà allineato chiaramente al braccio e con una corretta postura della spalla. Togliendo un elemento, quindi andando a colpire di palmo, io limito la possibilità quasi a zero di, diciamo, storcermi il polso. Inoltre, dal punto di vista di quelle che possono essere gli aiuti da parte dei testimoni, quando noi andiamo a colpire di palmo, quando dichiariamo di aver colpito con la mano aperta, può essere considerato dal punto di vista legale meno lesivo. Le virgolette e il condizionale sono d'obbligo perché chiaramente sotto questo aspetto è meglio, diciamo, farsi consigliare da un avvocato di fiducia. Per contro, tirare di pugno dà grossi vantaggi, nel senso che abbiamo un allungo maggiore, il pugno tirando con le prime due nocche ha un effetto, diciamo, dirompente rispetto al palmo che è una superficie ampia, il pugno presenta una superficie più stretta, quindi la differenza è praticamente colpire qualcosa con un chiodo largo, con una punta larga, e un altro con un chiodo particolarmente appuntito. Il potere di penetrazione è anche maggiore. Ma l'altro aspetto ancora più importante, non eludibile, se vogliamo fare un confronto, è il fatto che quando siamo tesi, sotto stress, abbiamo paura, le mani si chiudono. È un riflesso di ritrazione e protezione che è praticamente automatico. Se hai mai frenato bruscamente con la macchina, ti sarei reso conto che avevi probabilmente stretto molto forte il volante. Quindi che cosa è importante? È veramente importante allenarli tutti e due, semplicemente perché nella realtà non sempre possiamo scegliere con che strumento operare. Se manca la comprensione di questo elemento, manca un anello di connessione importante con la difesa personale, sicuramente col Krav Maga. Hai visto? Colpo di palmo. Anche pugno. Guerriere, buongiorno. È sabato mattina, c'è un sole fantastico, ma io giro all'interno di una specie di cella frigorifera e sto morendo di freddo.